Se il Giappone è sempre stato la meta lavorativa dei tuoi sogni, oppure per un internship, devi assolutamente conoscere queste regole per come comportarti durante una job interview, quindi un colloquio di lavoro in Giappone. Il Giappone ha delle usanze, una cultura, diciamo, diversa, no? Da quella italiana. Ed è molto importante il rispetto della cultura di un altro paese. Per questo motivo, segui questo video e vediamo insieme quali sono le cose corrette e come comportarsi al meglio durante un colloquio di lavoro in Giappone. Punto numero 1, l'arrivo al colloquio di lavoro. È molto importante non arrivare tardi, ma nemmeno troppo presto. Quindi direi di arrivare un pochino prima, sedervi ad un bar a prendere un caffè oppure in un parco fuori dall'azienda e poi entrare per il colloquio al massimo 10 minuti prima dell'orario prestabilito. Quando arriverete alla reception, ricordatevi che il colloquio di lavoro è già iniziato, per cui è molto importante mettere via il telefono, spegnerlo se possibile, ancora meglio, non rispondete a chiamate e non mettetevi a giocare con videogiochi. Guardate piuttosto il vostro CV oppure se avete preso degli appunti potete guardare quelli. Probabilmente verrete accompagnati qualche minuto prima in un'altra sala dove avverrà il colloquio di lavoro vero e proprio. In questo caso verrete lasciati lì probabilmente appunto un paio di minuti da soli prima che entri il selezionatore. Quindi cosa molto importante è aggiustare la giacca, eventualmente chiuderla, spegnere il telefono completamente così potete evitare anche la vibrazione, che è una cosa diciamo non molto carina nei confronti del selezionatore se vi sta facendo delle domande, sentire il telefono che vibra nella borsa. Quando il selezionatore entrerà nella stanza potrete fare il classico inchino giapponese e chiaramente salutare. Il linguaggio del corpo in Giappone è davvero molto importante, infatti sia per gli uomini che per le donne è consigliato non accavallare le gambe durante un colloquio. È veramente un segno di maleducazione, quindi per gli uomini pugni e vanno appoggiati direttamente sulle gambe, per le donne invece si possono appoggiare le mani direttamente sulle gambe in linea retta. Nel mondo del lavoro in Giappone è accettato assolutamente l'utilizzo delle mani e del gesticolare, chiaramente non in maniera eccessiva. Alla fine del colloquio ricordatevi che è molto importante ringraziare, fare un inchino da seduti, alzarsi, fare un secondo inchino e ringraziare nuovamente, e poi potrete finalmente uscire dalla stanza. Una cosa molto importante, ricordatevi che sia nella reception quando arrivate che alla fine del colloquio, quando state attraversando magari il corridoio, scendendo le scale dell'edificio in cui è avvenuto il colloquio, non fate assolutamente nulla, ovvero non utilizzate il telefono, non fate strani gesti, anche se il colloquio è andato bene, potete fare chiaramente un sorriso, ma non dire assolutamente nulla prima di essere usciti completamente dall'edificio. Per altre informazioni potete guardare anche il mio video sulla One Mile Rule, che vi può essere sicuramente molto d'aiuto.